Uomini e donne, puntata di oggi. Gemma, presa da Mario. Nella puntata quotidiana di Uomini e donne si è parlato a lungo del turnover, ma anche di quello classico. In particolar modo Davide ha deciso di uscire con Chiara, non presentandosi così all'esterna che aveva promesso a Beatrice. Ecco che cosa è successo nel dettaglio. Uomini e donne, puntata di oggi. Gemma conosce Mario. La puntata di oggi si apre con Roberta e Michele. Le cose tra loro vanno bene e interviene Gianni per dire che è evidente che tra loro il rapporto stia andando oltre. Lui crede che sia evidente dal comportamento della di Padua. Armando chiede a Michele se sia sincero nel rapporto, visto che fino a poco prima diceva Carlotta che era una donna bellissima. Incarnato chiede se Michele voglia dare l'esclusiva a Roberta, ma lui non vuole. La dama spiega di aver ricevuto la proposta di passare qualche giorno fuori e di conseguenza anche una notte. Lei però ha voluto attendere e si chiede come possa fare Michele a voler conoscere altre se poi chiede queste cose a lei. Entra Serena, una ragazza che vuole conoscerlo. Racconta di vivere a Milano ma di essere originaria di Taranto. Vuole un uomo deciso che sappia quello che vuole e se non dovesse averlo si allontanerà. Michele infatti sembra titubante, ma poi balla con Serena. Gemma balla con Mario e racconta di essersi sentita con lui e di trovarlo un pozzo di sapere. Mario conferma dicendo che hanno parlato 32 minuti e si sono trovati bene. Poi hanno fatto anche altre 3 o 4 telefonate. Viaggio interviene e sembra essere geloso, ma viene attaccato dal parterre maschile perché è incoerente, dato che lui per primo sta conoscendo molte donne contemporaneamente. Entrano poi i tronisti e ci si concentra come prima cosa su Davide, che si siede al centro dello studio. Uomini e donne, puntata di oggi. Davide esce con Chiara. Davide aveva promesso di andare in esterna con Beatrice perché era il suo compleanno. In un video viene fatto vedere che dopo aver visto dei messaggi tristi da parte di Chiara, il tronista ha deciso di uscire con lei, non mantenendo la promessa fatta a Beatrice. Davide la va a trovare in camerino e si chiariscono. In studio entra poi Beatrice, che si dice offesa e scoppia a piangere. Lei dice di aver aspettato tutto il giorno che Davide la contattasse, dato che per lei era un giorno speciale. Si aspettava che il silenzio fosse legato a un'imminente sorpresa che avrebbe ricevuto dal tronista. È stata poi la redazione a contattarla per dirle che Davide non sarebbe più uscito con lei. Beatrice dice che Davide distrugge tutte le cose belle e che le dà fastidio il fatto che minimizzi tutto e le rida in faccia. Chiara interviene e dice che le chiede scusa perché la donna capisce che sia stato brutto e anche se a lei ha fatto piacere uscire con Davide, comunque non trova giusto quello che è successo. Secondo Beatrice non è colpa sua ma di Davide. La ragazza si infuria e va a sedersi a posto. Davide le risponde che per come è fatto lui comportarsi in questo modo peggiora le cose. Sophie prende la parola per dire che il comportamento di Donna Day non le è piaciuto. Avrebbe potuto chiederle scusa e lasciare almeno un bigliettino per fargli gli auguri. Davide invita poi Beatrice a ballare e lei accetta. Gianluca elimina diverse ragazze perché durante la settimana non le ha pensate e Sophie fa lo stesso con Alberto. Tra Tina e Gianni c'è un momento divertente perché la Cipollari sostiene di essere sempre a dieta. Allora Gianni mostra un video in cui l'opinionista mangia un cannolo siciliano dietro le quinte. Entrano Alessia e Sol, due nuovi uomini del parterre. Il primo spiega di cercare una mamma poiché lui ha già figli e non ne vuole altri. Sol invece è single da anni e sta cercando una nuova relazione. Finisce così la puntata di oggi di Uomini e Donne. Che cosa ne pensate? Credete che Gemma, interessandosi a Mario, voglia far ingelosire il viaggio? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace!
registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.